Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, spero si veda e si senta abbastanza bene. Sono molto contento di dare un contributo alla serie di mini video lezioni che l'Università Cattaneo sta proponendo e producendo per gli studenti prossimi alla maturità. Oggi proverò a condividere con voi un tema che meriterebbe un corso monografico, ma cercheremo di concentrarlo in non più di un quarto d'ora. Ho bisogno naturalmente della vostra attenzione critica, altrimenti non si capisce bene da che parte stiamo andando. Letteratura e complessità. E poi l'esempio della Terra desolata di T.S. Eliot. Cominciamo molto rapidamente a dare qualche indicazione sui termini del mio titolo. Beh, letteratura non vi dico nulla, immagino sappiate di cosa si tratta. Per complessità però, nel mio intervento e limitatamente al mio intervento, si intende la relazione delle parti all'interno del testo tra di loro, quindi una definizione direi chiusa e interna al testo, e una definizione invece aperta di molteplici relazioni con il testo, con tutto ciò che vi sta al di fuori. Gli altri testi naturalmente di tutta la tradizione letteraria e ovviamente il pubblico dei lettori, ciascuno dei quali arricchisce il testo e augurabilmente viene arricchito dal testo stesso. Tra letteratura e complessità in realtà c'è un nesso perenne nella nostra tradizione culturale e se volessimo indicare qualche possibile data di nascita, una specie di Big Bang del nesso, potremmo forse cominciare con Eschilo che nel Prometeo incatenato, siamo nel 460 avanti Cristo, fa dire a Prometeo, che ricorderete viene punito da Zeus per avere donato agli uomini il fuoco, modalità di civilizzazione, mezzo per incivilirsi, fa dire a Prometeo qualcos'altro, perché Prometeo, oltre al fuoco, agli uomini dona anche qualcos'altro. Vediamo che cosa. Degli uomini, dice Prometeo, la triste pena udite, che a loro privi di ragione concessi chiarezza di spirito e dominio della mente. E com'è che lo fa? Dandogli due elementi che subito specifica. Il numero insegnai loro via al sapere e a scrivere le parole, memoria del tempo, madre instancabile di poesia. Un secolo dopo circa, nella poetica, siamo nel 330-335, sempre avanti Cristo, Aristotele, che di cose ne dice tante in genere importanti, nella poetica dedica un capitoletto al rapporto tra le favole, le storie semplici e le storie complesse. E cosa dice Aristotele? Delle favole alcune sono semplici e altre sono complesse. Infatti, semplici o complesse sono pure per loro natura le azioni e le situazioni della realtà di cui le storie sono l'imitazione. Ecco quindi segnato magari un inizio possibile, no? Del nesso perenne, dicevo, tra letteratura e complessità. Facciamo un salto di 2500 anni, arriviamo al XX secolo, quando Ezra Pound, che come vedremo avrà un ruolo decisivo nell'edizione della Wasteland, la terra desolata di Eliot, dirà: la letteratura è il linguaggio carico di significato. Il contrario, se volete, no? Del bla 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 e del vaniloquio a cui siamo spesso esposti oggi. Ma aggiunge, la grande letteratura è il linguaggio carico di significato al massimo grado possibile. Ecco dunque che il testo di grande letteratura ha un peso specifico enorme nel veicolare messaggi, significati, sempre nuovi, sempre diversi, anche a seconda di chi si accosta al testo. Veniamo allora alla Wasteland, alla terra desolata di Gessel, e a come il poemetto narrativo si inserisce nella tradizione e anche in questo dibattito che proviamo così soltanto a impostare naturalmente tra lettura, letteratura e complessità. Intanto un po' di una breve storia della scrittura. Nel 1919 T.S. Eliot sta attraversando una fase di profonda crisi personale e anche professionale. Il matrimonio con la Heywood è già praticamente fallito, non hanno rapporti. Lui ha un nervous breakdown, un esaurimento nervoso, e Bertrand Russell, suo amico, gli consiglia di prendersi una bella vacanza e magari farsi vedere da uno psicanalista. Così Eliot va a Losanna,
dallo psicanalista, che lo ha in cura naturalmente, ma la vera cura per lui sarà riuscire a scrivere, portare a compimento un poemetto a cui pensava già da qualche anno. È la terra desolata, naturalmente. Di ritorno verso l'Inghilterra, Eliot si ferma a Parigi, allora, come anche spesso oggi, capitale culturale in Europa, e fa vedere il manoscritto a Pound, che ne vede e intuisce subito la grandezza potenziale, ma suggerisce ad Eliot di tagliare più di metà dei versi, che da 1000 finiscono per essere 433, quelli del testo che abbiamo oggi, perché Pound dice ad Eliot di tagliare tutte le parti narrative, lamentose, con una facile progressione di causa-effetto, simile ossia alla poesia precedente che Pound ed Eliot volevano superare. Ma perché la Wasteland è così difficile? Beh, è così difficile perché adotta nella scrittura, con l'intervento, ripeto, di Pound decisivo, adotta quello che viene chiamato dallo stesso T.S. Eliot il metodo mitico. E di che cosa si tratta? Ce lo dice lui stesso in un saggio dedicato, guarda caso, all'Ulisse di Joyce, che era uscito pochi mesi prima, nel febbraio del 1922. Dice T.S. Eliot, nell'usare il mito, nel manipolare un continuo parallelismo tra il mondo contemporaneo e il mondo antico, Joyce sta seguendo un metodo che altri dovranno seguire dopo di lui. Lo fa lui per primo. È semplicemente, questo è importante, attenzione ragazzi, è semplicemente un modo di controllare, ordinare, dare forma e significato all'immenso panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea. Aggiunge, credo seriamente sia un passo verso la possibile resa artistica del mondo moderno. Invece del metodo narrativo, noi possiamo ora usare il metodo mitico. Ecco, insomma, questo metodo mitico è una impalcatura che sulla quale si appoggiano i frammenti della nostra situazione contemporanea. Vedete, se pensassimo ad una cerimonia funebre dell'Ottocento, il lungo secolo che comincia probabilmente con la Rivoluzione francese e sul piano della storia finisce tragicamente con la Prima Guerra Mondiale, avremo una serie di convitati. Facciamo qualche esempio. Nel 1900 viene pubblicata l'interpretazione dei sogni di Freud. Ecco un convitato alla cerimonia funebre dell'Ottocento. Nel 1907 Picasso, al culmine della sua rivoluzione pittorica, dipinge e fa vedere le Damigelle di Avignone, il quadro cubista che rivoluziona la tecnica pittorica. Nel 13 Stravinsky fa rappresentare per la prima volta in teatro la Sagra della Primavera, che Eliot conosceva e apprezzava tanto da scrivere un commento su uno dei giornali dell'epoca. Del 22, abbiamo detto, esce l'Ulisse di Joyce e il corrispettivo poetico dell'Ulisse, appunto, La Terra Desolata. E se ci rivolgiamo alle scienze, sono quelli gli anni dal 1905 in cui la relatività di Einstein sconvolge, diciamo, le conoscenze acquisite della scienza. Questo metodo mitico, quindi, è applicato alla poesia di Eliot, significa che la terra desolata è in un dialogo continuo all'interno del testo stesso, in un dialogo continuo con tutta la tradizione occidentale e anche non occidentale, ad esempio l'India e la Cina. Perché dialoga continuamente e cerca di recuperare i significati perduti nella terra desolata, giustapponendo immagini tratte da tutte le letterature. Quindi non ha senso cercare una linearità narrativa, non ha senso cercare dei nessi causali lineari tra un momento e l'altro del testo. C'è copresenza di immagini, giustapposizione di immagini. Questo è il metodo mitico, questo è il corrispettivo poetico del mondo contemporaneo. Questa è la modalità che il poeta contemporaneo trova per adeguare la sua scrittura al caos, alla frammentazione della situazione della società nella quale gli tocca vivere. Nella prima sezione della
terra desolata, si chiama La sepoltura dei morti, Eliot è molto chiaro a proposito. Scriverà quali sono le radici che avvinghiano, le cause, no? Sottostanti, e quali rami crescono da questo pietroso immondezzaio. I rami, le conseguenze, gli effetti. Figlio dell'uomo, tu non puoi né dirlo né indovinarlo, perché conosci solo un mucchio di immagini infrante. E il mucchio di immagini infrante sono proprio la Wasteland. E al termine della quinta sezione, con uno dei versi, secondo me, più belli di tutta la letteratura, almeno per quel poco che io conosco, Eliot concluderà dicendo: con questi frammenti ho puntellato le mie rovine. Ecco allora che la terra desolata, ho parlato prima di intertestualità, è in dialogo continuo, intertestuale, con tutta la tradizione diacronica e sincronica. Sincronica, come vi ho detto prima, con le scoperte scientifiche e le rivoluzioni artistiche del momento, siamo agli inizi del secolo, e diacronica con tutta la tradizione della cultura e della civiltà e della letteratura occidentale, la Bibbia, Omero, Shakespeare, Dante, i simbolisti francesi. E prende a prestito continuamente e mischia, e con mezzo verso riesce a dare l'idea di una situazione. E qual è questa situazione? Ma diciamo che la Wasteland, anche se Eliot in età matura lo rifiuterà dicendo: molti critici mi hanno fatto l'onore di considerare il mio poemetto un momento di cattura, no? Di una situazione complessiva della società, addirittura di critica sociale, per me è stato soltanto un borbottio, una lamentela nei confronti della vita che a quell'epoca non mi dava grande soddisfazione. Peccato però che non tutti quelli che sono insoddisfatti scrivano la Wasteland, chiusa la parentesi. Ecco, ma la Wasteland cattura quindi un momento di crisi della civiltà occidentale, di perdita, direi, del senso dell'esistenza. E questo è particolarmente vero nella moderna metropoli, nella Londra di Eliot, nella Dublino di Joyce, nella Parigi di Baudelaire, nella città nata dalla rivoluzione industriale, invasa da torme di disperati, spossessati della loro umanità. Probabilmente, mi avvio a concludere, probabilmente si può dire che dai romantici in poi, che significa dalla rivoluzione industriale in avanti, la funzione principale della grande letteratura è stata quella di contribuire a ricordare agli uomini la loro natura umana e spirituale, occultata dalla frammentazione, dall'alienazione, dalla perdita di senso dell'esistenza. Rigenerare quindi la terra desolata, che è sterile, arida, senza acqua, circolare, senza amore, senza procreazione. Pensate che il primo verso, no? Il primo verso è significativo. Aprile è il mese più crudele. Come il mese più crudele? Tutta la tradizione ci dice e la natura ci insegna che l'arrivo della primavera significa la rinascita, la vita che riprende, gli accoppiamenti, gli amori, la natura che si ricicla. Nella Wasteland tutto questo viene negato, dice: lasciateci stare, lasciateci sotto la neve che tutto uniforma in silenzio, senza farci sentire il dolore della perdita di senso dell'esistenza. Non è difficile immaginare che nella traiettoria personale di T.S. Eliot questo sfocerà nella conversione di lì a pochi anni, già nel 1927. Ma per quanto riguarda più noi e noi oggi, torno a quello che dicevamo prima. La grande letteratura, ci ricordava Pound, è linguaggio carico di significato al massimo grado possibile. Un peso specifico forte delle parole, un'attenzione, una necessità di rallentare, una necessità di approfondire per ben capire. E la terra desolata oggi, e forse ci possiamo mettere anche gli oceani desolati, sono verosimilmente, o danno alle giovani generazioni, voi anzitutto, il compito di essere rigenerati. Io non credo che la letteratura potrà dare la soluzione ai problemi dell'umanità, però credo anche che la grande letteratura dia un contributo a definire il senso dell'esistenza e il destino dell'umanità. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di aver dato un contributo che, ad esempio, vi permetta più avanti di tornare a leggere qualcosa con qualche
strumento e cassetta degli attrezzi in più. A tutti in bocca al lupo e buon lavoro.